siamo qui al Salone del Libro con Andrea Cordero. Allora Andrea, perché sei qui al Salone del Libro? Sono qui invitato da Rossana Orsi della Scianceria per la collaborazione di un progetto. Un progetto che è sia letterario che poetico che fotografico. Io in questo caso ho contribuito per la parte fotografica. Il nome del progetto è Geografie emotive a livello del mare. Ecco, allora direi di parlare di questo progetto. Questo progetto è un dialogo tra due tipi diversi di viaggio. Un viaggio interiore, quello di Rossana Orsi, che ha fatto in un romanzo che si intitola per l'appunto A livello del mare, e un viaggio fisico, geografico, il mio, che è avvenuto sulle coste dell'Oceano Atlantico francesi. Il progetto dialoga perché il nostro modo di interpretare il viaggio e di interpretare soprattutto i luoghi, le mappe, la geografia, fondamentalmente hanno e ritrovano un punto di incontro. Un aneddoto carino, il libro di Rossana mi arriva esattamente 2 settimane dopo la fine di questo viaggio che ho fatto in camper su queste coste. E allora la lettura, no, delle pagine del racconto di Rossana modificano nella mia testa le mie esperienze che ho vissuto nemmeno un mese prima. Abbiamo deciso così di cercare i punti in comune, i punti visibili e i punti invisibili, e abbiamo realizzato un catalogo che ovviamente viene proposto assieme al libro di Rossana per dare ai fruitori un concetto in mano, quello della geografia emotiva, come le persone diventano viaggiatrici all'interno di terre che sono geografiche, ma sono anche terre interiori, terre dell'immaginario. Ecco, allora ti chiederei a questo punto, dato che ce l'hai descritto così bene, perché è importante questo progetto? Allora, è importante questo progetto perché vogliamo lasciare al lettore, a chi verrà qui al padiglione 3, P143 del Salone del Libro a vederci, vogliamo lasciare questo messaggio. È importante diventare cartografi di noi stessi. Non possiamo esplorare solamente con gli occhi, ma servono dei filtri, servono delle mappe aggiuntive che ci permettano di unire dei puntini anche semplicemente per dare senso, spessore a quello che incontriamo sul nostro percorso, per accoglierlo. Noi oggi vogliamo diventare luoghi, essere non solo persone ma anche luoghi, e vogliamo provare a metterci in contatto anche se siamo a distanza. Per questo motivo la parte finale di questo catalogo ha un finale aperto, è possibile completarla fondamentalmente a livello personale. Chiunque venga a comprare questo catalogo avrà la possibilità di disegnare lui stesso una mappa e mettersi in contatto con quello che è la nostra restituzione fondamentalmente del percorso. Perfetto, direi che è un ottimo motivo, hai descritto ottimi motivi per guardare questo progetto anche nel dettaglio, quindi a questo punto, prima di salutarci, ti chiederei cosa pensi di questa edizione del Salone. È la mia prima edizione da espositore in collaborazione con Rossana, quindi un punto di vista totalmente diverso dai precedenti in cui viaggiavo semplicemente da stand a stand. Vedo tanta gente, c'è tanto fermento, questa cosa mi piace, spero di fare nuove conoscenze e spero effettivamente di anche io mettermi come puntino nella mappa delle emotiva delle altre persone. Perfetto Andrea, grazie mille e complimenti per il progetto. Grazie a voi di Radio Nord Borealis.